Buongiorno, buonasera anzi a tutti. Se ancora siete svegli, questo è un primo miracolo che segnala l'inizio delle celebrazioni proprio anche per la santità del movimento Senza Zaino, perché è stata una giornata veramente impegnativa, anche se densa di contenuti. Abbiamo cominciato con le note di Glenn Gould, che suonava la prima dei sei piccoli preludi di Bach, e vedremo perché questo Glenn Gould ci può aiutare nell'enorme argomento che mi è stato affidato e che io in realtà vi racconterò in brevissimamente 15 minuti, anzi qualcosa meno se ce la facciamo, e che vi racconto a livello di portavoce. Peraltro in aula, insomma, in questa bellissima chiesa qui con noi c'è Maria Grazia Mura, che è una delle persone che ha lavorato in maniera più specifica su questo tema nell'ora di lezione non basta, quindi sono veramente il portavoce di un gruppo di persone che ha riflettuto sul tema degli spazi e che sta riflettendo sul tema della comunità. Io sono Donatella Turri, da pochissimo nel direttivo dell'Associazione Senza Zaino, coordinatrice dell'ora di lezione non basta di questo progetto, di cui alcune delle 15 scuole che sono coinvolte, oltre ad altri 15 partner nazionali, sono in aula. Io ho visto, ma se qualcun altro ci fosse si segnali, la scuola di Lucca 5, ho visto la scuola di Gonarzo, ho visto la scuola di Capponi, di Santa Venerina, ho visto la scuola di Bari e mi sembra basta però. E a Cireale, scusami Alfina, avevo visto anche te, però magari ce ne sono anche altre, nel caso ditelo voi. Sono 15 gli istituti che sono stati coinvolti. Nella vita in realtà io non sono un insegnante, mi occupo di ragazzi, mi occupo di bambini, di povertà educativa, in due ruoli. Per molto tempo ho lavorato in Caritas, adesso per Caritas Italiana lavoro nel settore della povertà educativa, in particolar modo nell'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, e sto contribuendo a scrivere il piano d'azione per l'attuazione della Child Guarantee nei prossimi 10 anni del nostro paese, e contestualmente dirigo una fondazione che è una fondazione di scopo di questa fondazione Cassa di Risparmio, che si chiama Fondazione Coesione Sociale, si occupa proprio di disabilità e di marginalità. Quindi il mio è un punto di vista esterno alla scuola, proprio per questo forse può essere prezioso nell'andare ad analizzare quelli che sono i rapporti con la comunità educante in senso più ampio. Credo che quello che può descrivermi, che penso possa essere utile per il lavoro di tutti, è un adagio di Seneca che diceva: non possiamo dirigere il vento, ma possiamo orientare le vele. Allora, in questa congiuntura del nostro paese ed anche in questo momento anche drammatico, pandemico, perché la pandemia, come sappiamo tristemente in questi giorni, non è affatto finita, in questo momento di guerra, di violenza, noi non possiamo scegliere il contesto, ma possiamo capire come anche la scuola può orientare le vele in maniera davvero di portarci verso un futuro che sia un futuro di pace, un futuro di democrazia. A partire da quale esperienza vi parlo? A partire da questo progetto, l'ora di lezione non basta, che è stato più volte ripreso anche nelle relazioni di questa officina del pomeriggio e che di fatto è diventato un laboratorio in cui si è lavorato in maniera specifica, focalizzata, sia sull'attivazione della comunità che sul tema del paesaggio di apprendimento. Il paesaggio di apprendimento, Maria Grazia Muria ci ha più volte ricordato durante questi anni, non è una frase, una definizione che ha inventato il movimento Senza Zaino, riprende invece un'intuizione di un famoso architetto, Herzberger, però la sviluppa il movimento Senza Zaino a partire dalle pratiche, dalle esperienze che voi nei vostri istituti promuovete. Bene. Nell'ora di lezione non basta abbiamo potuto riflettere sul tema dell'attivazione della comunità e del paesaggio di apprendimento camminando su un crinale. E qua vi cito la prima delle tre persone che in qualche modo staranno dietro un po' a tutte le cose che oggi vi dirò. La prima è una persona che il Movimento Senza Zaino non credo abbia conosciuto, con la quale non abbia collaborato, ma che ritorna in molte delle cose che noi oggi diremo, e che è un urbanista che è scomparso purtroppo nel 2019, si chiamava Giancarlo Paba ed è stato uno dei più grandi planners del nostro secolo, che veramente ha pensato a come le città potevano essere ripensate a partire dalle cittadinanze difettive, così le chiamava, quindi anche per esempio dai bambini e dalle bambine che spesso non esprimono il loro parere sugli spazi che occupano. Gli altri due invece sono
sono degli amici che hanno collaborato a piene mani con noi, che da tempo collaborano con il Movimento Senza Zaino, proprio su questa definizione di crinale, guardando alla memoria dei 20 anni di esperienza, ma anche cercando di capire dove traghettarla verso il futuro, come il Movimento Senza Zaino può riflettere anche a un nuovo rapporto rispetto agli spazi dopo la pandemia, che per esempio ci ha obbligato a stare distanti, che ha obbligato le classi a ripensarsi anche nella distanza. E questi sono Mau Fusina, molti di voi l'avranno conosciuto, oggi non c'è, però è una delle persone che sta collaborando a questo documento che tra poco potremo pubblicare, che è un documento di sintesi dell'esperienza dell'ora di lezione non basta e che dialogherà con il più ampio lavoro di ricerca che i gruppi di ricerca della rete Senza Zaino stanno proprio attivando sul tema della comunità e degli spazi. E l'altra, già citata, è Maria Grazia Mura, che è qua proprio davanti a me, mi mette anche un po' in imbarazzo. Maria Grazia, se devi correggere quello che dico, lo correggerai. La prima delle cose che vi vogliamo raccontare rispetto alla sintesi del lavoro di sperimentazione sugli spazi e la comunità che nell'ora di lezione non basta abbiamo fatto sono le cose contano, e vi vogliamo anche ricordare le cose che contano e che in questi anni, in questi 3 anni ormai di progetto, abbiamo provato a ricordarci e anche a far evolvere nella riflessione dei docenti, delle comunità professionali, delle comunità educative che hanno partecipato al progetto dell'ora di lezione. La prima delle cose che contano è la funzionalità delle cose che sono nelle nostre aule, degli arredi che sono nelle nostre aule, una funzionalità che, come ci ha ricordato benissimo, insomma, tutta questa giornata di lavori, come ci ha ricordato Grazia, deve essere pensata per i ragazzi, perché credo che sia vero quello che Riccardo dice: a scuola impari non quello che ti dicono ma quello che ti fanno. Ma se noi progettiamo gli spazi, per esempio, dove i bambini sono accolti in maniera buona, corretta, possiamo aspirare a una scuola dove non impari quello che ti dicono, ma quello che fai, non quello che ti fanno, ma quello che fai te. Ridiamo protagonismo ai ragazzi, gli diamo agency. Questa parola agency è tornata moltissime volte nella relazione dell'esperto dell'OCSE. L'agency è proprio la capacità di potersi esprimere, di poter aumentare il proprio potenziale. La seconda delle cose che contano nel ragionare rispetto agli spazi di apprendimento è che questi spazi, che noi abbiamo chiamato paesaggi, debbano essere luoghi per tutti e per tutte, e per ciascuno e per ciascuna. L'inclusività degli spazi deve diventare una chiave che ci aiuta a progettarli da capo. L'inclusività intesa come? Qua vi leggo la frase di un urbanista, un planner americano, che veramente secondo me è ispirante rispetto anche a quelle che devono essere gli spazi delle nostre scuole, anche se pensiamo agli studenti con disabilità, agli studenti con bisogni speciali, dove abbiamo necessità di pensare agli accomodamenti ragionevoli che gli consentono di poter stare con gli altri ed apprendere con gli altri. Ci dice Bayer: l'identità claudicante mi ha persuaso a non porgere l'altra gamba, ma a difendere ogni identità zoppicante dagli sgambetti di chi, ritenendosi completo, sceglie le scorciatoie, la scorciatoia dell'integralista e la scorciatoia del tollerante. I luoghi inclusivi, i paesaggi di apprendimento sono luoghi che stanno nel mezzo e che possono far rappresentare bene a tutta la comunità le cosiddette identità claudicanti, cioè di coloro che non sono completi ma che possono star bene negli spazi, accrescersi negli spazi. La comunità è un elemento imprescindibile nell'esperienza della riflessione sugli spazi del progetto L'ora di lezione non basta. Gli spazi parlano di comunità, gli spazi coinvolgono la comunità, rappresentano la comunità e sono della comunità. La scuola che esce dalla scuola, l'aula che esplode fuori di sé e la scuola che esplode fuori di sé ed entra nel quartiere. Ed infine l'ospitalità e la bellezza, anzi l'ospitalità che è bellezza. I luoghi devono essere, i luoghi dell'apprendimento, i paesaggi dell'apprendimento devono essere luoghi di bellezza, perché la bellezza è il primo dei fattori dell'apprendimento. Ed allora, quando noi poi ci troviamo a declinare questi luoghi che contano, ci possiamo anche ricordare alcune storie che ci aiutano a non essere troppo ortodossi, no? Ma a rimetterci sempre in discussione. Vi ricordate Villa Villa Colle, la villa di Pippi Calzelunghe, che era un regno dove i bambini stavano benissimo? Se vi ricordate il primo episodio di quella serie, quando gli amici di Pippi Calzelunghe finalmente entrano in questa
villa così affascinante, disabitata, dicono Villa Colla era un posto bellissimo perché in ogni stanza c'era qualcosa da scoprire e potevamo fare tutto quello che gli adulti non volevano, un mondo alla rovescia dove in qualche modo i bambini diventavano padroni, ritornavano padroni con le loro regole dei loro spazi e rifunzionalizzavano gli spazi per il loro benessere. Ed infatti, se vi ricordate, Villa Colla faceva davvero paura agli adulti di quel piccolo paese, in particolar modo proprio agli insegnanti. Ripensare gli spazi dell'apprendimento, il paesaggio dell'apprendimento a partire dal punto di vista dei bambini ci pone anche alcune sfide. Il primo, quello della nostra ansia della sicurezza, cioè come coniugare uno spazio che sia uno spazio dove i bambini possono stare bene con l'ansia che il nostro ruolo anche professionale di insegnanti ci per forza richiede rispetto alla loro sicurezza. E vi racconto appunto una storia, questa è una seconda storia, non c'entra con la sicurezza, ma c'entra con la progettazione specifica degli spazi, individuale per tutti, ma per ciascuno degli spazi, che riguarda proprio Glenn Gould. Lo abbiamo ascoltato. Glenn Gould suonava un pianoforte che era uno Steinway, il modello, me lo sono segnato sulla mano, era un CD318. In particolar modo, questa è una storia che viene raccontata in un bellissimo libro del 2008 che si chiama Un amore a tre gambe. Che cosa racconta questo libro? Che a un certo punto Glenn Gould incontra nell'auditorium di una compagnia, la Eaton Company di Toronto, questo pianoforte che era stato prodotto nei Queens a New York, nello stabilimento di Astoria nel 1943, quando era difficile anche trovare le parti per fare i pianoforti, perché in quel momento in realtà la Steinway stava facendo cose per la guerra, in particolar modo delle parti per gli alianti. Producono questo pianoforte viene spostato nel 1960, Glenn Gould lo incontra lì e dice: il suono che avevo sempre cercato, lo cercavo ovunque, lo cercavo a New York, invece era qui a Toronto. Perché? Perché quel pianoforte aveva delle caratteristiche specifiche, in particolar modo le meccaniche erano organizzate in modo tale che il modo di suonare di Glenn Gould, che era un modo molto particolare, molto poco romantico, che non richiedeva la capacità, diciamo, in qualche modo di sviluppare delle dinamiche molto particolari di piani e di forte sullo strumento, poteva venire realizzato grazie a quello strumento lì. Ma non bastava, Glenn Gould aveva un modo di suonare tale per cui non doveva scaricare tutto il peso delle sue braccia sul pianoforte, non aveva un modo di suonare romantico ed era anche assai alto. E allora lui chiese che gli venisse fabbricato uno sgabello, che poi fu chiamato sgabello pigmeo e che per tutta la sua carriera lo ha accompagnato, che aveva delle gambe cortissime che si potevano regolare una a una in maniera che potesse essere ben bilanciato su tutti i tipi di superfici. Bene, quello strumento diventa un modo imprescindibile per far uscire il talento di Glenn Gould. Glenn Gould forse non sarebbe mai stato il pianista che è stato se non avesse incontrato uno strumento che si attagliava esattamente al suo talento. La possibilità di progettare degli strumenti, degli arredi nel contesto dato, che però aiutano a far uscire le potenzialità di ciascuno. C'è una frase giapponese che dice: mono no aware, il sentimento delle cose. Non si tratta di oggetti, ma si tratta di cose. Quando si parla di cose anziché di oggetti, si parla di oggetti che hanno una relazione con noi, che diventano preziosi perché significano qualcosa per noi, perché noi in qualche modo abbiamo contribuito a farli essere quello che sono. Bene, all'interno dell'ora di lezione non basta, noi proprio quello abbiamo fatto. Abbiamo cercato di fare in modo che tutti gli arredi che fossero all'interno delle aule, che tutti gli oggetti che venissero utilizzati all'interno delle aule parlassero anche delle persone, della dimensione collettiva, del
dibattere e del deliberare. E qui Maria Grazia potrebbe raccontare, Mao potrebbero raccontare il modo in cui hanno progettato, utilizzando il metodo di progettazione di Munari, ovvero la definizione del problema, il trovarne le componenti, raccogliere dati, analizzarli e poi lasciare spazio alla creatività. Come vedete, si lavorava nelle scuole con dei piccoli pezzi di carta e cartone che rappresentavano gli elementi che potevano essere combinati, perché la comunità professionale dei docenti, ma in alcune scuole anche i bambini, i dirigenti, anche i genitori dove c'erano, i collaboratori scolastici, potessero aiutare a far emergere la sperimentazione, la creatività che in qualche modo era insita in quegli elementi che potevano essere utilizzati in maniera diversa. Quando si è arrivati a una scelta di una sperimentazione, si è provata a modellizzarla. Alcune delle soluzioni che sono state provate per la prima volta nell'ora di lezione non basta, oggi le trovate anche proposte, per esempio nei cataloghi dei soggetti che oggi sono qui e che vi raccontano la loro collaborazione con il movimento Senza Zaino. Sono diventati cioè una soluzione. Si è potuto fare tutto questo agendo come comunità, e abbiamo agito come comunità lavorando sui soggetti che questa comunità la compongono, coprogettando con loro, sconfinando dal proprio ruolo, chiedendo ai genitori di esprimersi rispetto alla scuola, chiedendo alla scuola di partecipare alla vita dei quartieri, tentando soluzioni e poi provando a regolarle. Ed abbiamo quindi lavorato molto anche sul tema dei patti di comunità, per esempio, che spesso sono stati originati anche da collaborazioni attorno agli spazi. Ve ne faccio vedere una soltanto per concludere, che è quella dell'Istituto Don Milani di Viareggio. Come vedete, l'Istituto Don Milani di Viareggio partiva da questo contesto. Il contesto era dato, non si poteva scegliere. Una scuola novecentesca, molto ampia, con degli enormi corridoi e delle aule piuttosto piccole invece rispetto a quelle che erano le esigenze degli alunni. Beh, si è scelto insieme alla comunità professionale di investire proprio sugli spazi connettivi, e questa è una delle piste di lavoro che si è anche consegnata al movimento. Si è lavorato con dei materiali poveri ma vivi, un legno grezzo. Si è lavorato con la comunità, in particolar modo si è coinvolta come protagonista un'associazione del terzo settore che si chiamava Oikos, che ha in qualche modo animato i lavori, ma si sono coinvolti i nonni, i genitori, si sono coinvolte le maestranze del posto, eravamo a Viareggio, si sono utilizzate quelle conoscenze. Qua vedete il bitume che veniva utilizzato dalle navi, c'era una mamma che era collegata ai cantieri, che è stato utilizzato per impermeabilizzare alcune parti di queste costruzioni per poterci inserire delle piante, degli oggetti vivi, delle cose vive che insegnassero la cura, la responsabilità e l'ospitalità ai bambini, anche passando da un attante, da un medium che non fosse soltanto umano ma che avesse un'altra natura, appunto quella vegetale. Che cosa si è ottenuto? In questo particolare contesto, in questa particolare sperimentazione, si è lavorato su dei luoghi cosiddetti riparativi, cioè i luoghi del comfort, della cura. Questo per esempio è una soluzione di un piccolo luogo dove si può lavorare a gruppi, a piccolissimi gruppi, ma si può anche parlare, avere un luogo riservato anche dove calmarsi, che sta proprio in quel corridoione lungo che avevamo visto. Si sono fatti dei piccoli angoli dove si poteva lavorare in gruppo, con un tavolo che abbiamo chiamato il tavolo fiore, che consente di lavorare in piedi e consente di lavorare seduti, a geometrie variabili, a coppie, perché come vedete ci sono delle curve che consentono anche di girarsi meglio verso il compagno. Quindi quella che è la funzionalità, una delle cose che contano, si è cercato di sperimentarla in oggetti che sono diventati soluzioni. I ragazzi chiedevano in quegli atri immensi di avere una casa, e allora questa casa ha cominciato ad avere queste forme, è diventato un luogo di ristoro per i ragazzi, dove i ragazzi potevano stare insieme, potevano dialogare e stare bene. Quello che abbiamo lasciato come piste di lavoro da approfondire per il movimento Senza Zaino, la prima di queste piste è il valore degli spazi connettivi, l'aula che esce dall'aula, i corridoi, gli atri, gli ingressi, il punto dove si fa accoglienza, il davanti alla porta diventano spazi di didattica, di relazione. La scuola esplode nei suoi corridoi, la scuola esplode anche al di fuori di sé e diventa città.
gli spazi della cura e del comfort, che non sono solo per i ragazzini fragili, ma che sono per tutti, dove tutti possono trovare dei luoghi dove ristorarsi e dove entrare in relazione. Gli spazi fuori, la didattica anche fuori, la già citata Iselda, e poi aule o angoli speciali e tematici che forse vanno riprogettati anche a partire da percorsi trasversali. Un'altra scuola, per esempio quella di Santa Venerina, ha fatto un'aula polifunzionale a partire da non temi come la scienza, la matematica, quindi disciplinari, ma con percorsi trasversali, la bellezza, lo stupore, la natura, ed ha creato delle aule che in maniera tematica riguardavano queste intuizioni. Vi lascio con quelle che erano appunto di Giancarlo Pava le indicazioni per la città bambina. I bambini avevano espresso alcuni desideri per lo spazio delle loro città, che possono facilmente essere tradotti in desideri per gli spazi della nostra scuola, per i nostri paesaggi di apprendimento. Un paesaggio d'apprendimento è un paesaggio sensibile ai mille corpi differenti di chi lo abita, un luogo da assaggiare e da toccare, dove i sensi, tutti i sensi, diventano protagonisti di apprendimento. Con luoghi, angoli che sono amici e democratici. È uno spazio molto pubblico, è un luogo acquoso, pieno di vita, dove c'è vita, le piante per esempio. La scuola è aperta, ma anche la città, tutta la città è un'aula. È una macchina per giocare, proprio come Villa Villa Colle, sappiamo che giocando l'apprendimento avviene, dove i cittadini attivi costruiscono mondi sostenibili, dove si impara la sostenibilità, dove avventurosi esploratori scoprono mondi nascosti, dove si recupera, si ricicla e si costruisce in armonia con la natura e dove il mondo è progettato dai ragazzini. E quindi ci si chiedeva di chiudere con un motto, penso sia bello ricordare un altro educatore, Danilo Dolci, che diceva che la città nuova inizia dove un bambino impara a costruire provando a impastare sabbia e sogni inarrivabili. Ecco, credo che questo adagio possa essere accostato a un altro adagio che dice che la scuola nuova inizia dove un docente impara ad insegnare provando a impastare sabbia e sogni inarrivabili. Grazie.